stabilità. La T-Roc si inserisce in curva abbastanza rapidamente, accompagnata da un leggero sottosterzo. Trovato l'appoggio sulle ruote esterne, tende a sovrasterzare in modo progressivo, fenomeno controllato con facilità dall'SP che interviene in modo corretto. Il successivo riallineamento avviene senza problemi. La T-Roc supera la prova a 102 km orari, un buon valore. Voto 4 stelle. Forzando la manovra, cioè affrontando il test 5 km orari oltre il valore limite, il sovrasterzo diventa più evidente. La T-Roc allarga di più con la coda e finisce per travolgere i birilli. Nel successivo riallineamento, l'SP deve intervenire in modo così deciso che finisce per bloccare per pochi istanti la ruota anteriore sinistra. Doppio cambio corsia bagnato. Nessun problema nel primo evitamento verso destra, ma nel successivo spostamento verso sinistra l'intervento dell'SP è talmente brusco da bloccare completamente le ruote anteriori, sbloccandole solamente quando la velocità è molto bassa, senza lasciare un minimo di direzionalità a chi è al volante. È questo il motivo per cui la T-Roc non riesce ad andare oltre i 76 km orari in questa prova, un valore davvero molto basso. Voto 2 stelle. Affrontando la prova a 81 km orari, l'intervento dell'SP è ancora più drastico quanto sconclusionato. Inevitabile a questo punto lo scontro contro la barriera.